Per stare più vicino a Lilibet, Diana e Meghan, il principe Harry ha deciso di rompere il protocollo ancora una volta. Siamo abituati a vedere gli uomini della famiglia reale tornare a lavoro praticamente il giorno stesso o il giorno dopo la nascita di un figlio. Ma Harry e Meghan vogliono essere un esempio con la loro Archwell Foundation. E ancora, ai neopapà e alle neomamme che lavoro per l'associazione di beneficenza offrono 20 settimane di congedo. Lo stesso periodo che si prenderanno loro, quindi si tratta di diversi mesi. A quanto pare quindi il principe Harry prenderà ben 5 mesi di congedo di paternità. Può sembrare un periodo piuttosto lungo, ma è lo stesso che viene offerto a tutti i dipendenti, di qualsiasi genere essi siano, della Archwell Foundation, l'organizzazione di beneficenza dei duchi del Sussex. Harry e Meghan stanno faticando a tenere la piccola Lilibet Diana lontano da occhi indiscreti. Con i suoi 3,4 kg di dolcezza, la secondogenita della coppia rivoluziona la vita di mamma e papà, diventando subito una piccola star. La notizia della nascita è stata diffusa dai genitori. Così, seppur senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, Lilibet spalanca i suoi occhietti al mondo. E alla vita portando un nome emblematico che continua ad attirare l'attenzione di molti. Ma non sono tutte rose. Oggi è tornato a parlare il padre di Meghan, Thomas. Soffro a non prendere in braccio mia nipote Lilibet Diana. Ho chiesto scusa milioni di volte a mia figlia e spero sia possibile prima o poi riuscire a riparlare con la mia duchessa. Thomas Markle, 76 anni, anziano direttore delle luci di Hollywood ormai in pensione, vive a 70 miglia dalla residenza americana, a Los Angeles, dei duchi di Sussex. Non ha più rapporti con Meghan, dal giorno delle nozze con il principe Harry, avvenute, ormai 3 anni fa. Non ha mai incontrato Archie, il primo nipote, e ora teme di non riuscire a conoscere neanche la piccola Lilibet Diana, undicesima Royal Babies. Leggi anche. Un allontanamento che, scrive il messaggero, non riesce a superare, non si rassegna. Non capisco, ha rivelato in un'intervista a un popolare giornale americano, come un rapporto così importante si sia potuto sbriciolare. Quelli tra Meghan e suo padre Thomas sono di sapori di vecchia data, l'uomo avrebbe dovuto accompagnare la figlia al matrimonio, ma si è ritirato dalla cerimonia a causa di problemi di salute.